La gestione delle porte vinciane, le chiuse che separano il canale Navicelli di Pisa dalla darsena toscana del porto di Livorno, torna dopo 23 anni alla regione toscana. Il passaggio di testimone è avvenuto nella sede della regione con la firma dell'assessore trasporti e alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli e quella dell'assessore Andrea Serfogli del comune di Pisa. Le porte vinciane così passano dall'amministrazione pisana all'autorità portuale regionale. Gli oneri per quanto riguarda la gestione graveranno sulla regione, ma prima del passaggio ci sarà anche il ripristino, l'adeguamento, il rinnovamento di queste porte. A maggio saranno smontate e verranno poi rimontate in maniera da essere perfettamente efficienti. Entro il 31 luglio il Comune di Pisa provvederà a riportare le porte alla piena efficienza con i lavori della Navicelli S.P.A. finanziati dalla Regione con 430.000 euro. E quindi a questo punto di vista anche gli operatori della cantieristica sono rasserenati da questa iniziativa, e quindi un investimento importante, la garanzia di un servizio, di un'area che insomma sempre più sta recuperando, anche attraendo nuove aziende della cantieristica. La gestione delle porte vinciane in passato ha generato criticità. La loro apertura infatti da una parte permette alle imbarcazioni di passare dal mare ai Navicelli attraversando un breve tratto del canale scolmatore, ma dall'altra può contribuire all'insabbiamento del porto di Livorno, rendendo necessario il dragaggio a causa del depositarsi sul fondo dei sedimenti portati dallo scolmatore. Per far fronte al problema dell'insabbiamento, la nuova gestione provvederà in modo costante alla pulitura dei fondali.